7-25, 47 pari. Cambio nelle file del basket di Rovello, uscirà il Botti ed entra il Giorgio Borghi. Ottima anche la prestazione del Botti. Giorgio Borghi è veramente il suo alter ego in tutto e per tutto, e quindi curerà il numero 15. Cortissimo il primo libero di Corbetta, che sembra il più anziano del gruppo. Corto anche il secondo libero di Corbetta, va poi a litigare con Nicola Sporro, ma Alberti non riesce a conquistare il pallone, allora porta la palla a Boss, chiama lo schema di lato, riceve ancora Boss che inciampa, poi fa un numero da Harlem Globetrotters, gli si fa restituire il pallone ancora una volta da Nicola Sporro, gioca due con Nicola Sporro, un cross un po' troppo fortino per Nicola Sporro che non l'avrebbe mai presa, e andiamo ancora su 47 pari a 7 minuti dal termine della partita. Siamo un po' addormentati in questo frangente, uno contro uno di Bruno contro Stegalli, Cogliati contro Lollo, fuori, gioca fuori e gioca a due molto bene con Nicola Sporro che non viene curato da nessuno. Nicola Sporro si lamenta, il pick and roll non gli viene chiamato e allora non riesce a curarlo. Lollo, blocco per Stegalli che va a tirare una bombetta e realizziamo la bombetta e andiamo noi sul 50-49, a 6 del termine. Giorgio dovrà il 15, prende il pallone Bruno che la restituisce a Cogliati ancora per Bruno che è un buon realizzatore anche da 3. Nicola Sporro non riesce a curare il numero 19 che è molto lungo, poi conquista un rimbalzo fantastico contro il lunghissimo Corbetta, Lollo va in penetrazione, butta un pallone che non va a buon fine, non viene fischiato il fallo. Manuel chiede di giocare in 5 e non in 1 contro 5. Esce il numero 19 che secondo me ci stava dando un pochino del filo da torcere, rientra Barbisan, Massimo Barbisan. Chiamano lo schema maglie ragazzi di coach Conchio. Allora Cogliati per Bruno per il numero 15 che realizza, il numero Malberti realizza la bomba da 3 e sono 52 Meda, 50 Basket Rovello. Forza Lollo, una bomba anche tu adesso, regalaci una bomba. Stegalli prende il blocco, Nicolas fuori per Giorgio Borghi, ancora Lollo curato molto bene, 6 secondi, 5 secondi, 4, Stegalli si arresta, si tira, rimbalzo che non riesce a conquistare Nicola Sporro da solo contro due giocatori. Allora Bruno in uno contro uno, nasconde il pallone e poi lo fa vedere, lo butta fuori. No, come fa a essere della Pallacanestro Meda quando è stato schiaffeggiato dal numero 12? Cambio nelle file del Rovello, esce Stegalli, buona la sua gara. Rientra Davide Terraneo che andrà a francobollare Bruno. Borghi è sul numero 11 che riceve il pallone numero 15 ora che finta il tiro contro Nicola Sporro, fuori per Cogliati prende il blocco di Barbisan, cambia l'uomo con Bosa, arresto e tiro, esitazione, rimbalzone di Nicola Sporro che va a prendere il pallone oltre il ferro e allora sono 52-50 sempre per gli ospiti. Davide per Borghi per Boss, marcata molto bene, siamo un po' confusionari in attacco in questa fase, 6 secondi al termine, gioco a 2, Borghi, arresto e tiro di Lollo che la mette molto bene allo scadere dei 24, 52 pari. Lollo è sempre molto freddo, sebbene sia solo ventenne, ma ha una freddezza nell'esecuzione dei tiri che è veramente sconvolgente. Usciamo sul tiro da 3 di Malberti, lo contrastiamo bene
e Davide Terrano recupera un rimbalzo, Sole Soletto in area, ed ora è il momento di scappare quando mancano 3 minuti e 50 al termine dell'ultimo quarto di gioco. Davide Terrano ancora Davide per Bosa ancora, penetrazione di Bosa che perde la maniglia, 5 secondi al termine. Nick Porro, grandissimo Nick Porro questa sera, possiamo dire che è uno dei migliori dei nostri. Nick Porro amministrano allora i ragazzi di Meda con Gatto per Cogliati girerà ancora a Gatto, contrastato da Boss, prende la penetrazione, scarica per Barbizan e poi non fischiato un fallo a Davide Terrano, secondo me c'era, chiama lo schema maglia, maglia per Davide, allora Boss sotto per niente, non va il passaggio sotto per Nicolas, esce a prendere il pallone Lollo, 5 al termine, ubriaca l'avversario, va in arresto e tiro, passi non fischiati e poi buttiamo un pallone, un altro ennesimo pallone nelle ortiche, risultato bassissimo questa sera, scarico sotto per il numero 15 Malberti che riceve molto bene, ci scappa via dalle mani, cambio fischiato, no, ha rinunciato al cambio, c'era Grassi sul cambio e poi è stato chiamato indietro dall'allenatore. Bosa per Lollo per Nicolas, perde la maniglia Davide Terrani, Nicolas Porro, buttiamo via un altro pallone, 2 minuti al termine, seconda azione di fila che non riusciamo a concretizzare, Meda è in questo momento più fredda, bomba da parte di Malberti che gira fuori, Lollo riconquista il pallone, dobbiamo correre ragazzi, chiamiamo lo schema alto per Nicolas, viene contrastato da numero 11 Lollo, si infila in mezzo a 3 giocatori, fallo del numero 15 che spinge lato, cambio nel file del basket di Rovello, esce Borghi, buonissima la sua gara, bravo Borghi, ottimo, e rientra Botti per l'ultimo minuto e 37. Nick giocherà contro il numero 11, Botti gioca contro il numero 15, cercherà di andare in uno contro uno, di cercare di difenderlo soprattutto sul tiro da 3, salirà a ricevere Lollo la palla, prende il blocco di Botti, invece no, Botti riceve il pallone, Bosa, Andrea ancora, ubriaca gli avversari, arresto e tiro di Bosa, grande stile, grande classe di Andrea, più 2 Rovello, 1:26 al termine dell'ultimo quarto. Allora fallo di Davide Terrano che colpisce, è il secondo fallo ed è il terzo di squadra, 56-54 per i ragazzi di Rovello, 17 secondi al termine dell'azione dei medesi, rimette Gatto per Malberti, ancora Gatto, Malberti che è un ottimo tiratore da 3, prima si è già bombato, ancora Gatto, passa il tempo, Bosa lo cura molto bene, non va l'arresto e tiro e Lollo riconquista il rimbalzo, giochiamo, rallentiamo e giochiamo quest'ultimo minuto di gioco, cerchiamo di amministrare decentemente il pallone, Bosa, Davide ancora, andrà in uno contro uno sicuramente, ed è un ottimo uno contro uno da parte di Davide Terrano, sempre molto sicuro di sé, penetra molto bene, realizza un buon canestro da sotto, 45 al termine più 4 per i ragazzi di Rovello, quindi si va a riprendere il gioco dal tiro, dalla linea della tre quarti di campo, qua sotto vicino al canestro del offensivo del basket Meda, rimetterà il numero 4 Gatto, uscirà a prendere il blocco Cogliati, contrastato da Lollo, ancora Cogliati in uno contro uno, passi di Cogliati, buttato
una penetrazione veramente nelle ortiche, è andato in penetrazione, ha fatto passi e quindi abbiamo 40 secondi da giocare, 40 secondi da giocare. Lollo, il pallone, Botti per Bosa a cui viene commesso fallo, ma abbiamo ancora 16 secondi da giocare e 4 punti di vantaggio. Ora il Meda è andato in bonus in questo preciso istante, quindi il prossimo che fallo che faranno saranno tiri liberi. Riceve Botti per Bosa per Lollo su cui viene commesso fallo da parte del numero di 12 Bruno. Saranno due tiri liberi per Lollo Lanzi, vediamo se mantiene le promesse. Vediamo Lollo come si comporta sulla linea. Buono il primo libero di Lollo, più 5, come al solito con la sua mano fredda, tranquilla, ci regala un altro libero e quindi sono 2, 60-54 con 26 da giocare. Possiamo soltanto, grandissimo canestro da parte dei ragazzi di Meda e poi un altro fallo su Lollo Lanzi. Hanno realizzato un canestro in 2 secondi esatti, in un contropiede fulminante. Due tiri liberi ora per il Lollo Lanzi ancora una volta. Vediamo se riusciamo a fare altri due bei liberi con Lollo. È una mano molto fredda. È buonissimo il primo libero di Lollo, ci regala sempre gli ultimi punti. Anche nella scorsa partita a Meda aveva fatto buono anche questo, aveva fatto 8 su 8, aveva fatto un bellissimo 8 su 8 nella finale di partita a Meda, che ci aveva consentito di chiudere poi a più 3 la partita di andata. Rimessa per numero 4 che rimetterà su Bruno, bomba di Bruno che va dentro in modo incredibile e quindi vanno a, in 3 secondi realizzano la bomba e i ragazzi di Meda vanno a meno 3, partita che si protrae per parecchio tempo, la partita che si protrae per parecchio tempo. Bosa contrastato da quello con cui sportellava prima. Via. Facciamo infrazione di 5 secondi ed ora, dopo un'infrazione di 5 secondi, i ragazzi di Meda con 19 secondi hanno la possibilità di riportarsi in parità. E a una certa età è un grandissimo giocatore. Rimette Meda allora, anche Meda fa infrazione di 5 secondi, anche Meda fa infrazione di 5 secondi, non riesce a rimettere. La nostra grande difesa ci ha consentito finalmente di riconquistare il pallone e ora però cerchiamo di dare la palla a Botti per Bosa che subisce fallo. Saranno due tiri liberi per Andrea Bosa, fallo del numero 12, due tiri liberi di Andrea, regalacene uno almeno Andrea per farci stare tranquillo. È buonissimo il primo libero di Boss, 6-3-5-9. Forza, dai Boss, regalaci il secondo. È buono anche il secondo libero, 17 al termine, corrono i ragazzi di Meda, Bosa fa fallo a metà campo, è il terzo fallo, è il quarto fallo che commettiamo, quindi hanno ancora 14 secondi da giocare, ma va bene così. Ora loro vanno in bonus, quindi uscirà il numero 7 per ricevere il pallone, si stacca poi il numero 12 che tira un improbabile tiro da 3, scheggia il vetro e poi terminiamo così la partita sul punteggio di 64-59 per il basket di Rovello. Abbiamo con noi Nicola Sporro, MVP della serata, soprattutto in un secondo quarto di grande livello, di grande categoria. Ci hai regalato un po' dei tuoi punti, un po'
contropiede fulminante veramente. Raccontami un po' la tua partita, come hai visto i tuoi avversari. Ma avversari abbastanza bene, io all'andata non c'ero, non avevo provato a giocare contro di loro, sono tutti ragazzini. Corrono veramente tanto. Corrono, molto organizzati, stanno facendo anche un buon campionato, penso che non avranno problemi a salvarsi. Va bene così, noi siamo alla ottava vittoria di fila. Ottava vittoria di fila. Ottava vittoria di fila, settimana prossima Pal Milano in trasferta, vediamo cosa possiamo fare, se ci meritiamo questi playoff. Abbiamo poi 4 punti di vantaggio sia su Cusano che su Ebro Milano, quindi possiamo anche dormire sogni abbastanza tranquilli, oserei dire, no? 4 punti e lo scontro. Sì, sì, certo. E lo scontro diretto. È lo scontro diretto. Quindi sono poi arrivare 6 punti con tutti e 2 i giocatori. Esatto. Quindi, adesso vediamo contro Pal Milano se siamo da playoff. Chi è che hai patito di più come marcatura? Il 18 e il 19? Dei tuoi avversari. Il 15 alla fine. Il 15 alla fine perché ti massacrava di tiri da troppo tre. Veloce. È troppo veloce. Ma naturalmente questi sono ragazzi del 92, 93, 94, quindi immagino che io ormai sono vecchietto. Effettivamente tu sei oltre degli anni 80, quindi giustamente. Grazie della bella chiacchierata. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima. Ciao Nick. Ciao. Francesco Bruno, alla guardia del basket di Meda. Di che anno sei tu? 94. 94, quindi fantastico, un ragazzino fantastico del 94 che ci ha dato tanto filo da torcere fino alla fine. Come hai visto i tuoi avversari innanzitutto? Molto duri, mettevano molto le mani addosso, si vede che sono comunque molto più esperti di noi, grandi. Forse è quello dove noi soffriamo, questa inesperienza, diciamo. Certo. Beh, voi fate, se non vado errato, un doppio campionato, giocate con Desio. Facciamo sì, under 19 di eccellenza, e ogni tanto c'è chi si allena con la C1 di Desio anche, quindi è molto impegnativo. È molto impegnativo, farete 7, 8, 10 allenamenti per settimana più o meno voi. Guarda, due partite. Domattina c'avevo allenamento alle 9, quindi perfetto. È già molto, molto impegnativo anche lì. Ho visto dei tuoi molto bene, il numero 19 che è stato usato è bello grosso, bello pesante, forse l'uomo più di esperienza che voi avete. È un periodo che sta facendo molto bene, sta prendendo anche lui i suoi rimbalzi, sta avendo molta fiducia e noi gli diamo quello che si merita. Perfetto. Ho visto poi bene anche le vostre due guardie, sia Cogliati che Gatto, e come anche il Passero, voglio dire, avete una bella squadra, avete fatto girare molto bene il pallone, secondo me avete messo in difficoltà i ragazzi di Rovello per 2 o 3 quarti. Sì, no, Cogliati, Gatto sono sicuramente delle buone guardie player, solo che hanno avuto un attimo di infortuni per 1-2 settimane, quindi bene. Diciamo che non siamo ancora in forma, forse questa è la prima volta in cui siamo tutti al completo. Bene, grazie, alla prossima. Ciao. Ciao. Bene, siamo con Sante Chionchio, allenatore di questa bellissima squadra di ragazzi di Meda, che ci ha dato tanto filo da torcere. Come hai visto questa partita? Ma allora, sapevamo che la partita era difficile perché venivamo in un campo dove ha vinto forse una squadra. Pal Milano. Ecco, per cui sapevamo che era difficile. Nonostante questo, cioè, abbiamo comunque fatto una buona gara, buona difesa, buon contropiede, buone soluzioni anche d'attacco. Dispiace perché comunque noi giochiamo sempre a questo livello, ma non riusciamo mai, arriviamo sempre ai minuti finali dove ci manca un po' di esperienza, un po' di malizia, quindi lasciamo i 2 punti sul campo, ecco. Dispiace perché i ragazzi comunque meriterebbero di avere una classifica migliore, se consideriamo anche che abbiamo perso 3 partite supplementari, con la partita di stasera altre 3 o 4 partite perse agli ultimi minuti, quindi a dimostrazione che proprio ci manca un po' di esperienza per vincere le partite. Io infatti ho visto anche la partita di andata dove era finita 85-82 per noi, rimediata alla fine dopo un vostro spettacolare primo e secondo quarto, rimediata alla fine ancora dai tiri liberi di Lolo Lanzi, come è stata stasera. Chi ti è piaciuto dei tuoi avversari? Chi è che ti ha dato entusiasmo nel vederlo giocare? Ma sicuramente Bottinelli è un giocatore molto pericoloso, abbiamo fatto molta fatica a marcarlo, soprattutto penso per la differenza sia fisica che atletica che a noi manca
a questi livelli, per cui mentre contro i nostri pari avversari quando giochiamo all'under 19 eccellenza riusciamo a tenere, contro giocatori di questo tipo facciamo onestamente fatica. Lui mi ha impressionato veramente positivamente, ma non solo lui, anche Pancino ho visto molto bene sotto le plance, ma direi il collettivo in generale di Rovello è un ottimo collettivo dove tutti bene o male portano il loro contributo. Bene, io ti faccio i complimenti perché è stata veramente una bella partita, hai veramente una bella squadra. Sì. Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo perché vi salverete sicuramente. Speriamo, in gamba. Tocchiamo ferro. Arrivederci, alla prossima. Grazie. Ciao.